Abbiamo capito dunque che l'autenticità è molto importante. In questo caso noi abbiamo semplicemente indagato a chi è stato scritto il testo. Ma se noi indaghiamo chi l'ha scritto, dove l'ha scritto, quando l'ha scritto, perché l'ha scritto, come l'ha scritto, vi rendete conto che occorrono 50 pagine per un brano. Perché purtroppo nei testi biblici noi non abbiamo la firma dell'autore, ma dobbiamo indagare su ogni singolo versetto per capire qualcosa. Allora possiamo dire chi l'ha scritto. Facciamo un esempio. Se vi ricordate, all'inizio del Vangelo di Luca c'è il cantico di Zaccaria. Ecco qua. Zaccaria, suo padre, siamo al capitolo primo di Luca, siamo al versetto 67. Zaccaria, suo padre, fu ricolmo di Spirito Santo e si mise a profetare. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo padre. Sto recitando il salmo che ho pregato stamattina. Zaccaria chi è? Zaccaria è un prete. E viene detto all'inizio del capitolo, dice addirittura di quale tribù era e anche di quale famiglia. Ecco, al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia. I sacerdoti di che tribù sono? Bravi. E adesso mi dite cosa c'entra la casa di Davide? Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, che è della tribù di Giuda. Lui sta festeggiando la nascita del suo bambino, che è un pretino in miniatura. Zaccaria ed Elisabetta generano Giovanni Battista. Il sacerdozio una volta era per sangue, non per vocazione. E quindi padre, prete, figlio, quindi Giovannino è un prete. E appartengono alla tribù di Levi. E lui sta ringraziando Dio perché è nato il pupo. Sì o sì? E allora che cacchio c'entra? Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una potente salvezza, una, nella casa di Davide, suo padre. Suo servo. Allora, intanto questo non è di Zaccaria. Ma poi c'è una cattiva faccenda, perché se voi esaminate il testo greco di questo cantico, fino a qui non c'è né vocabolario né sintassi lucana. Il vocabolario e la sintassi lucana cominciano al versetto 76, e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo. E allora tu cosa fai? Ci pensi e dici, come mai dal versetto 68 al versetto 75 non c'è il vocabolario lucano, non c'è la sintassi lucana, mentre dal versetto 76 in avanti, che sarebbe non troppo, perché fino al 78, massimo, io preferirei dire solo 76-77 appartiene a Luca, perché dal 78 al 79 torna il vocabolario e le costruzioni sintattiche non lucane. Allora il biblista vi dice, guardate, questo testo, che il Benedictus che va dal 68 fino al 79,
una piccolissima parte l'ha scritta Luca e gliel'ha infilata in bocca Zaccaria, ma un'altra parte è un inno molto più arcaico di Luca. Luca lo prende e lo adopera. Solo che questo inno, stranamente, parla di cose strane. Salvezza dei nostri nemici. E che nemici aveva il povero Zaccaria o il povero Giovannino? E siccome questa salvezza dei nostri nemici torna fuori anche qui, liberati dalle mani dei nemici, dunque il versetto 71-74, tu cominci a chiederti, che salmo è sto qua? Allora, la prima cosa che ti impressiona è l'inizio. Il tempo dei verbi ha suscitato per noi una salvezza potente. Che tempo è? Presente, passato, futuro. D'altra parte tu vai in greco e la potente salvezza non è potente salvezza. In greco voi avete un corno di salvezza. Ma questo, nell'Antico Testamento, è il nome del Messia. Allora questo è un testo che si rivolge a Dio ringraziandolo per il Messia, perché il Messia, guarda caso, è proprio dalla casa di Davide. Ma il Messia è alle spalle di chi sta pregando, non è davanti, è dietro, ha suscitato. Cosa c'entrano i nemici? I quali nemici rompono l'anima, perché con i nemici noi non possiamo servire Dio in serenità. Invece, liberati dalle mani dei nemici, noi possiamo servirlo senza timore. Questo è un testo della comunità ellenistico-cristiana che ringrazia Dio perché è morto Erode Agrippa I, che ha perseguitato questa Chiesa. Questo testo è del 41. Luca lo prende, li inserisce dentro: tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, e glielo infila in bocca a Zaccaria. Vi è chiaro il concetto? Noi cosa abbiamo fatto? L'analisi dell'autenticità. Abbiamo cercato chi l'ha scritto, dove, come, quando, perché, a chi. Voi pensate, sono 73 libri della Bibbia e i biblisti fanno di ogni brano questo lavoro. Per cui quando un biblista vi dice guardate che questo Gesù non l'ha detto, c'è grande scandalo per chi ascolta. Ma rendetevi conto che tipo di lavoro c'è alle spalle. Noi abbiamo fatto un esempio solo, analisi dell'autenticità, abbiamo fatto solo l'esame del destinatario con i due brani di Paolo e di Giacomo. Per quanto riguarda il Benedictus, abbiamo fatto solo l'esame dell'autore, del mittente, cioè chi l'ha scritto, quando l'ha scritto, perché l'ha scritto. Non abbiamo messo dove. Ve lo dico io sottovoce, Antiochia. Perché lo sappiamo? Perché la comunità di Gerusalemme, che parlava greco, perseguitata dal re Erode Agrippa I, scappa su al nord e va a finire ad Antiochia. E questo succedeva verso gli anni 38, 39, 40 d.C. Erode muore dopo. E quindi, dov'è la comunità cristiana perseguitata che ringrazia Dio? Ad Antiochia. Dunque il Benedictus è stato scritto ad Antiochia. E collima perfettamente. Perché Antiochia, guarda caso, il quartier generale di Paolo, il quale è il maestro di Luca.
cucù. Le cose tornano. La critica storica, qui ci divertiamo da morire. La critica storica è una scienza a sé. Chi fa storia lo sa, perché chi fa storia deve conoscere molto bene la scienza archeologica, l'epigrafia, conoscere bene le letterature coeve, la geografia del posto. E quando si applicano i criteri dell'analisi storica, vengono fuori delle cose interessanti. Se voi leggete, non fatelo perché perdiamo tempo, la parte finale del secondo libro dei Re, proprio gli ultimi versetti, gli ultimi quattro versetti, venite a sapere che il re Joachim, che era stato portato schiavo in Babilonia insieme agli altri ebrei, quando muore Nabucodonosor, il successore, che Abil-Marduk, non Amruk, c'è l'errore di stampa, correggetelo, Abil-Marduk, in ebraico è Evil-Merodach. Il successore di Nabucodonosor libera re Joachim dalla prigionia e gli regala una parte del suo palazzo. Evil-Merodach aveva un enorme palazzo a Babilonia. Diverse stanze gliele dà a Joachim. Stabilisce quanti servi devono essere al suo servizio, le cucine regali forniranno il cibo, insomma lo torna a integrare come sovrano. Un sovrano in cattività, prigioniero, ma non fa più la vita del carcerato, fa la vita del re. Noi abbiamo questa notizia nel secondo libro di Re, capitolo 25, versetti 27-30. Ma la cosa simpatica è che noi conosciamo molto di più di quanto dice il testo biblico, perché il decreto di Evil-Merodach o Abil-Marduk, con cui ha liberato re Joachim, ha stabilito quanti servi deve avere, cosa deve mangiare, quante vesti può possedere, beh, l'abbiamo trovato. Fa parte dei reperti archeologici della città di Babilonia. E c'è questa bellissima tavoletta, chiama la tavoletta, scritta in cuneiforme, d'aramaico imperiale, dove c'è il decreto autentico di questo re babilonese che libera il re ebraico. Siamo a metà dell'esilio, più o meno, quindi verso il 560 circa avanti Cristo. Di questi riscontri qui ce ne sono moltissimi, ma ci sono anche altri problemi a livello di critica storica, soprattutto per quanto riguarda la sedentarizzazione ebraica dopo l'esodo. Ci sono problemi di critica storica per quanto riguarda Gerico, ci sono problemi di critica storica per quanto riguarda Qumran. Ma la cosa simpatica è che tutti questi problemi, quando vengono risolti, portano alla sintonia perfetta con le informazioni che ci dà il testo biblico. Vi faccio un esempio semplice su Pilato. Voi avete visto ultimamente il film di Mel Gibson, perché c'è stata un'ondata di replay. Ce lo hanno rimandato in onda parecchie volte, adesso per la Pasqua. Pilato, mentre processa Gesù, ha la bellissima Claudia Gerini, che fa la moglie, e che gli dice:
cerca di non aver niente a che fare con lui, perché stanotte mi sono sognato e il sogno è stato brutto. E voi sapete che i romani erano di una superstizione esasperante. Noi sapevamo che i procuratori romani, coloro che rappresentavano Roma in un grado basso, non i proconsoli, che era il massimo grado, ma quelli di grado inferiore, non potevano portare la propria moglie. E quindi era una notizia falsa. E invece no. Sono state trovate le iscrizioni dove si dice che alla fine del regno di Augusto, Augusto aveva permesso anche a queste persone di portarsi dietro la moglie. Lo sono scoperte archeologi più recenti. Di chi è l'effigie? Di Cesare. Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Sbagliato, perché gli ebrei non avevano le effigi umane nelle loro monete, bravi, furbi. Quando i romani con Pompeo hanno preso possesso della Palestina, hanno chiesto subito, hanno imposto, non chiesto, che gli ebrei pagassero le tasse in moneta romana, non in moneta ebraica, niente shekel, volevano sesterzi. Ma la cosa più interessante è che i sacerdoti ebrei, che avevano il monopolio della vendita degli animali del sacrificio, non volevano soldi ebraici, niente shekel. Anche loro volevano soldi romani, volevano i sesterzi. E quindi tra la popolazione giravano sia i soldi ebrei, sia la moneta romana. E quindi nessun scandalo che Gesù chieda la moneta e si trovi l'effigie dell'imperatore. E quindi l'obiezione non è un episodio falso, salta. Altro tipo di accusa che c'è stata fino all'inizio del Novecento. Nel quinto capitolo di Giovanni è scritto che c'è la piscina dei cinque portici. Ci sono tutti questi pezzenti attorno, uno di loro dice: non trovo mai nessuno che quando l'acqua è agitata mi butti dentro, e Gesù lo guarisce. Ma il problema sono i cinque portici. Un portico è un marciapiede coperto, e se una piscina ha cinque portici dovrebbe avere cinque lati, ma il pentagono non è una figura architettonica del mondo ebraico. Dunque è falso. Voi sapete che tra noi preti e i frati c'è sempre qualcuno matto. Uno di questi cosa ha fatto? Pane piccone, ha detto: io la trovo. E l'ha trovata. E i cinque portici ci sono. Perché ci sono i quattro laterali e uno di traverso a metà per tenere i muri legati. Chiaro? Non solo, ma ridiamoci ancora. Questo enorme marciapiede, fate conto, rettangolo della piscina, in parte scavato e in parte costruito con i muri. I due lati più lunghi erano uniti da questa catena, che era un enorme marciapiede che attraversava tutta la piscina per la sua larghezza. Ma questo marciapiede era così largo che i crociati ci hanno costruito una chiesa sopra. Quindi hanno trovato la piscina, i cinque portici e la chiesa. Non so se avete mai sentito parlare della piscina probatica, è quella. Oppure la piscina di Bethsaida, è quella. Per quanto riguarda invece il Gesù storico, siamo sempre dentro la critica storica, il Gesù storico, beh, la cosa è molto più complessa.
è molto più complessa. Allora qui c'è un vero e proprio procedimento di ricerca che purtroppo non è possibile compiere se non si hanno certe conoscenze. Allora si prende un discorso parlato di Gesù e dal greco lo si ritraduce in aramaico. Naturalmente la traduzione deve essere ad litera, cioè parola per parola, ma con questo brano non si riesce. Finita la ricerca. Nessuno esclude che quelle parole Gesù non le abbia dette, ma per il momento non abbiamo i mezzi scientifici per provarlo scientificamente a livello storico. Se invece si riesce a passare dal greco in aramaico senza difficoltà, e capite che a questo punto bisogna conoscere molto bene tutte e due le lingue. Capite la matitina, la gomma, il testo greco, e poi ti chiamavano già professore, ma non ho mai capito se ci prendevano per i fondelli o ce lo dicevano seriamente, perché era l'ultimo esame quello lì. E ci diceva il professore, dice alla matita, sì, alla gomma, sì, si accomodi là, perché tu avevi già il posto assegnato, non andavi dove volevi. Un'ora di tempo peschi il suo esame, e tu da questo cestone pescavi la tua sentenza di morte. E se la facevi bene, secondo per te era finita. Perché all'istituto orientale due volte l'esame non lo fai. Il primo ti bocciano, ti danno 5. Il secondo ti promuovono, ti danno 10. Nel libretto scrivono 7,5. Perché tu ti porti dietro tutto. Hai preso un 5 e tu te lo tieni, hai preso 10 e tu te lo tieni, ma ancora un voto solo, quindi si fa media. 10 più 5, 15, diviso 2, 7,5. E con 7,5 tu non passi al grado superiore, perché devi avere la media da 9 in su, e se no non ci vai. E quindi molti si lasciano le penne ancora oggi. Allora deviano all'Università Gregoriana, dove c'è la facoltà di teologia biblica. Distinguete sempre fra un biblista che viene fuori dal biblico ed è una cosa, dal biblista che viene fuori dalla teologia biblica della Gregoriana, che è un'altra. Sono bravissime persone, ma che però a livello linguistico probabilmente hanno delle defianze, oppure delle persone a cui non interessa l'aspetto linguistico, perché molti entrano direttamente nella teologia biblica della Gregoriana e fanno un ottimo curriculum. Non chiedetevi queste finezze di tipo filologico che abbiamo visto insieme, non le fanno. Né questo né quello. Fatta dunque la retroversione aramaica, bisogna applicare il cosiddetto criterio di discontinuità sul testo aramaico che è stato ricavato. E quindi bisogna comparare quel testo con la letteratura della Chiesa nascente, le lettere di Paolo, e con le letterature rabbiniche. Perché si fa questo tipo di lavoro? Perché se il testo riprende qualche cosa che è presente nella Chiesa primitiva, c'è il grosso pericolo che non sia il cristiano che cita Gesù, ma sia il cristiano che ha messo in bocca a Gesù un suo pensiero. Quando Paolo dice: questo lo dice il Signore,
siccome il biblista non crede a niente a meno che non si dimostri il contrario, chi mi dice che non sia una presunzione di attribuzione, e cioè che quello sia un pensiero di Paolo, e Paolo, per renderlo più autorevole, lo attribuisca a Gesù? Mi spiego? Anche qui c'è la soluzione del problema, non preoccupatevi. Però a livello di scienza storica, se io trovo un testo aramaico di Gesù che in qualche maniera viene ripreso dalla letteratura della Chiesa primitiva o dalla letteratura rabbinica, io non sono più sicuro se è Gesù citato dalla Chiesa primitiva, se è Gesù citato dai rabbini, o se è viceversa. Un rabbino convertito al cristianesimo mette in bocca a Gesù cose sue. Vi è chiaro? Ammettiamo che il testo superi l'esame della discontinuità, cioè deve essere diverso. Bisogna metterlo sotto esame con il criterio della continuità, cioè quel testo aramaico deve rispecchiare cultura e leggi del luogo e del tempo. Quando io ricavo più testi così, devono produrmi la coerenza di un messaggio. Non ci può essere contraddizioni. Ed infine devo avere la pluralità delle testimonianze. Per esempio, dimostrare la storicità della parabola del figlio al prodigo non si può dimostrare attraverso questo percorso, perché della parabola del figlio al prodigo abbiamo una sola testimonianza, quella di Luca. Per quella smarrita invece abbiamo Matteo e Luca, due, quindi c'è una pluralità. Padre nostro, c'è una peculiarità. Meritiamo il caffè. Ci vediamo alle 11:10.